A Sala Consilina si punta ancora sul commercio, lo fa Salvatore Vernola con questa nuova attività che si chiama Versa, che punta sulla tecnologia. Lo abbiamo sentito nel momento dell'inaugurazione. Serve coraggio per aprire una nuova attività in questo periodo? Beh, certamente sì, come diceva Steve Jobs, ci vuole anche un po' di follia, insomma. Però dai, aver vissuto questa esperienza nuova, o meglio la seconda, aver visto tutta questa gente questa sera mi fa onore e sono molto molto fiducioso per il futuro, insomma, ecco. Può tornare il commercio anche a Sala Consilina? Ma guarda, uno dei motivi per i quali ho deciso di puntare su questa zona è proprio per questo, perché Sala Consilina già da tempo era un paese, soprattutto negli anni 90, fine anni 90, un paese con una pedonabilità altissima. Oggi come oggi vederlo spoglio, vedere i negozi con sala cinesca abbassate, è veramente, veramente brutto, insomma, ecco, da questo punto di vista. E quindi alla fine ho avuto la possibilità di poter prendere questo locale e puntare soprattutto su questa zona, che oggi come oggi è una zona con maggiore pedonabilità, insomma. E puntare sulla tecnologia, sul futuro poi? Certamente, soprattutto in questo periodo dove ci stanno tante iniziative con bonus statali, parliamo dei bonus rottamazione, attraverso il quale si può avere uno sconto del 20% del prezzo del televisore subito alla cassa, e addirittura beneficiare anche del bonus rottamazione, quindi rottamazione più bonus TV, che consente di avere fino ad un massimo di 130 euro di sconto alla cassa. Una curiosità, che i ragazzi che hanno assaltato l'angolo PlayStation 5 è già terminato. Sì. È anche un motivo di anche questa soddisfazione, una clientela che va tutto l'arco d'età. Ah, diciamo che la PlayStation 5 è un prodotto che attualmente purtroppo non si trova nel mercato, semplicemente perché la domanda ha superato l'offerta, quindi aver messo 20 pezzi a disposizione sul mercato ha fatto sì che già dalle 5 di questa sera c'era un casino di gente davanti al negozio, ed è stato anche bello da questo punto di vista, dai. E anche aver dato la possibilità di acquistare la tanto come dire richiesta PS5 mi ha fatto anche piacere, insomma, ecco. Mi dispiace per chi non è riuscito a comprarla, quello sì, però 20 pezzi veramente sono finiti in pochissimo tempo. Non c'è due senza tre, dopo Atena, Sala, prossimo? Bah, diciamo che adesso teniamoci un attimino con i piedi per terra, insomma, anche se lo siamo sempre stati. Teniamo presente che il progetto adesso è consolidare sia il punto vendita che abbiamo ad Atena, che rimarrà tale, e spingere forte su questo altro negozio che abbiamo aperto oggi. Per di più vi anticipo che noi abbiamo un secondo piano che verrà inaugurato, insomma, vediamo se per fine anno riusciamo. Esattamente sì, praticamente un secondo piano che sarà allestito poi più in là, penso però, se, non credo di farcela per fine anno, insomma, però per l'anno nuovo magari, ecco, se io poi sono una persona che ha bisogno di stimoli, insomma, ecco, e soprattutto poi in un periodo come questo dove veniamo da un periodo, purtroppo sappiamo tutti, la pandemia ci ha praticamente distrutto, soprattutto a noi commercianti e imprenditori che eravamo all'interno dei centri commerciali, cioè aver vissuto la chiusura del negozio, i fine settimana, festivi, prefestivi, è stato veramente difficile, però come si dice, dopo ogni burrasca, insomma, torna il sereno, e quindi bisogna essere fiduciosi e pensare al prossimo futuro, insomma, da questo punto di vista. Bisogna ringraziare un po' di persone, chi sono? Allora, in primis il mio personale, soprattutto in questi ultimi 15 giorni hanno dato veramente tanto, veramente. Poi noi non abbiamo collaboratori, più che altro sono tutti amici, però in questo periodo di allestimento sono stati veramente, guarda, non ho aggettivi, quindi voglio solo semplicemente ringraziare. E secondo, ma non secondo, è il general contract che ha ideato questo locale, Francesco Vistocco, Vetro Market SRL, con il quale, a parte il rapporto di amicizia che abbiamo, si è preso l'onere e l'onore di fare tutto qua dentro, cioè di ricostruire questo negozio a nuovo, ed oggi come oggi ricevere tanti complimenti da tutta questa gente che è entrata quest'oggi è anche merito suo, insomma, è anche merito suo.